Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. La moglie di Lot è il rischio estremo dell'incredulità. Esaminiamo oggi una figura femminile negativa che diventa nella Bibbia l'esempio del pericolo che incombe su chi non ha fede in Dio. Si tratta della moglie di Lot, che resta anonima in tutto il racconto di Genesi 19, come del resto anche le sue figlie, di cui parleremo nel prossimo appuntamento. Quando Abram era partito da Ur dei Caldei, insieme a suo padre Terach e a sua moglie Sarai, con loro si era messo in viaggio anche il nipote Lot, che era figlio di Aran, un fratello di Abram. I due avevano abitato insieme per un periodo nella terra promessa, ma poiché erano benedetti e la loro ricchezza era grande, per evitare liti dovettero dividersi e Abram aveva lasciato a Lot la scelta del territorio. Così Lot si era stabilito con la sua famiglia e i suoi armenti nell'area che gli era sembrata più ricca e fertile, cioè a oriente, nella valle del Giordano, vicino a Sodoma e a Gomorra, mentre Abramo aveva preso per sé il paese di Canaan. Ora, la regione orientale, se anche era bella, era però abitata da uomini malvagi e dediti ad azioni abominevoli. Dio allora, stanco di tutto quel male, decide di distruggere Sodoma. La preghiera di Abramo muove a misericordia il Signore, ma l'assenza di giusti nella città condanna comunque l'area alla distruzione. Prima di procedere però, Dio invia i suoi messaggeri a Lot, all'ingresso di Sodoma, perché lo ama e vuole risparmiare lui e la sua famiglia dalla morte imminente. Gli angeli dunque invitano Lot a mettersi in salvo con tutti i suoi cari. Lot tergiversa e per lui interviene Dio stesso, perché lo ama. L'amore di Dio è il filo conduttore di questo racconto, nonostante l'infedeltà dell'uomo. Allora gli angeli di Dio prendono per mano Lot, sua moglie e le sue figlie e dopo averli condotti fuori, gli dicono: «Fuggi per la tua vita e non guardare indietro per non essere travolto». Come agli albori della creazione, l'amore di Dio aleggia e protegge l'uomo ed in nome di questo amore c'è un divieto. Ma, come agli albori della creazione, ci sarà una disobbedienza. Durante la fuga, infatti, mentre la famiglia si mette in salvo sui monti e mentre su Sodoma cade una pioggia di zolfo e fuoco che distrugge ogni cosa, la moglie di Lot guarda indietro e la punizione è immediata, diventa una statua di sale. Il racconto, che ha influenze molteplici, è secco e perentorio. La donna resterà sempre anonima, come altre nella Bibbia, e di lei si conserveranno brevi cenni nelle scritture, a monito di come sia pericoloso allontanarsi da Dio e non credere nella sua parola. Il libro della Sapienza evoca rapidamente la terra desolata e fumante di Sodoma, dove si innalza una colonna di sale a memoria di un'anima incredula, che è quella della moglie di Lot. E di lei fa menzione anche Gesù nei Vangeli, profetizzando la distruzione di Gerusalemme e ricordando il giorno in cui lui tornerà a giudicare il mondo. In quel giorno, ammonisce Gesù, chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, perché chi cerca di salvare la propria vita la perderà e chi invece la perde la salverà. Il racconto, nella sua brevità, invita a credere in Dio e a riconoscere che la salvezza non dipende dalle nostre forze, ma dal suo amore, che ci prende per mano, come ha fatto con Lot e con le donne della sua famiglia, e ci trae fuori dalla morte.